Allora, con Alessio Caporeletti analizziamo questa pesante sconfitta. Arriva dopo 9 turni, o meglio alla decima giornata. Nuova Florida, che tra l'altro non aveva mai conosciuto l'amarezza di una sconfitta, ma arriva questa piuttosto pesante, poi con una diretta concorrente che accorcia notevolmente il suo ritardo. Sì, intanto buonasera. Beh, pesante sconfitta, una sconfitta è una sconfitta. Ne parlavo adesso con i ragazzi amareggiati per il fatto che abbia tenuto il portiere del movimento anche nel momento in cui magari erano saltati un po' tutti gli schemi, soprattutto mentali. Vabbè, in quelle circostanze o No. si tenta il tutto per tutto, si No, no, dice. no, guarda, ti dico la verità, non è un discorso, non voglio sembrare presuntuoso, non è un discorso di allenare, di tentare il tutto per tutto, è un discorso di provare ad allenare l'ultima partita di campionato, l'ultimo minuto. Secondo me ogni momento della gara è allenante. E io voglio che i ragazzi mentalmente si allenino anche perdendo 5-0, anche con 4 gol presi dalla porta, perché a me perdere 1-0 o 5-0 cambia poco ad oggi, nel senso che sul 2-0 abbiamo sbagliato, sull'1-0 un rigore, sul 2-0 abbiamo sbagliato due palle col portiere del movimento, poi ci sta, insomma, che loro ti fanno gol, loro sono bravi, se perdi palla ti fanno gol, bisogna migliorare, è una situazione tattica che va allenata, va migliorata, tutto qui, tutto qui. Ecco, mister, abbiamo analizzato perfettamente gli errori, no? Tra l'altro potrebbe essere anche un fatto mentale, tornare in campo dopo una settimana di stop, una pausa che poi tra le altre cose è stata molto lunga, si è tornati in campo, poi ci si riferma, può essere stato penalizzante anche questa cosa per voi? Assolutamente no, sarebbe una scusa. Ci abbiamo avuto una settimana in più di tempo per lavorare, quindi non vedo qual è il problema di stare una settimana in più fermi. Abbiamo potuto fare delle amichevoli anche di un certo livello. Ci siamo allenati bene, abbiamo perso una partita, fa parte del gioco, ci dobbiamo allenare ancora di più. Sapevamo che questa è una squadra che punta palesemente a vincere il campionato, noi stiamo facendo il nostro campionato. Ultimamente abbiamo perso qualche cosa per strada a livello caratteriale, a livello mentale, ci stiamo cercando di recuperarlo. Se siamo bravi capiamo e dalle sconfitte impariamo, altrimenti cambiamo sport. Allora, mister, conoscendoti un po', mi posso permettere anche di dirti che tra le altre cose tu sotto il profilo mentale, sai molto riorganizzare questa situazione. A questo punto che cos'è che, diciamo, non è che ti preoccupa, però tu potresti, o meglio, ripartiresti dal fatto che adesso una squadra l'hai con il fiato sul collo a meno uno o da una questione mentale che ha potuto creare questo stop? No, guarda, ti dico la verità, sono contento di vedere i ragazzi arrabbiati a fine gara. Questa è la cosa principale, vederli arrabbiati per il risultato, amareggiati per non aver dato quello che potevano dare. E si ripartirà sapendo che dobbiamo sempre correre, perché non è solo lì col Saprilla. Noi abbiamo fatto molta fatica con la zona pontina, con il Rocca Massima. Tutte le squadre vanno rispettate. Quindi bisogna entrare in campo con l'umiltà e la concentrazione di oggi, sperando che poi giri meglio, perché poi le partite sul rigore poteva girare e non è girata, sul portiere di movimento sarebbe potuta girare e non è girata. Fa parte del gioco, fa parte del gioco. L'importante è lavorare. Allora, l'Eagles va a prendere un'importante vittoria, 3 punti rosicchiati la settimana scorsa, 3 punti rosicchiati questa settimana alla capolista, ci si avvicina al meno uno. Ci si aspettava a questo punto di poterla vedere in questa situazione l'Eagles? Guarda, conoscendo la mia squadra e i ragazzi, sì, perché ogni partita stiamo esprimendo un buon futsal. Ogni partita cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco e oggi ho chiesto alla mia squadra di continuare a giocare come sanno fare, venire qua è inutile. Dovevamo rincorrere comunque una capolista, nuove partite, nuove vittorie, una grande squadra che oggi ci ha messo in difficoltà. Il risultato alla fine col portiere in movimento non conta, ma tutto il primo tempo 1-0 e il secondo tempo fino a un quarto d'ora partita equilibrata. Loro hanno sbagliato un calcio di rigore, per cui è stata una bellissima partita. I ragazzi meritavano dove stanno, in primo posto, perciò è una squadra compatta, però io e i miei ragazzi sono meravigliosi, sono straordinari, sono 6 mesi che ci alleniamo per fare questo calcio, questo sport e ogni partita dimostrano che possiamo veramente credere che di poter arrivare fino alla fine. Allora, mister, andiamo un po' indietro nel tempo, ma non tanto lontano, sempre di questa stagione. Voi alla seconda giornata di campionato giocaste la prima trasferta sul campo del Macir e fu un 1-1. La settimana successiva giocaste in casa e venne fermati sul pari dal Cori Montelivini 3-3, al termine del primo tempo vincevate per 3-0. Quale delle due partite può essere stato quell'innesco giusto per questa squadra e cominciare
a far prevalere il proprio gioco? Ma guarda, quando si inizia una stagione portando 4-5 giocatori nuovi in una squadra, in una società, anche se eravamo conosciuti, ma comunque devi amalgamare tutto il gruppo. C'erano 5-6 giocatori sempre della vecchia gloria dell'Igor Stavrile, ottimi giocatori, bravissimi giocatori che lo dimostrano partita dopo partita, e era tutta una questione di amalgamare il mio sistema di gioco, tutto qua. Ma i ragazzi, sì, dopo quei due pareggi un po' casuali hanno incominciato a macinare il gioco, e ogni partita l'ha dimostrata. Speriamo di mantenere questo ritmo. Per adesso non abbiamo fatto nulla perché siamo secondi in classifica. La classifica dice che la Nuova Florida è prima in classifica, meritatamente, perché è un'ottima squadra e non credo che parecchi verranno qui a dettare legge. Sarà un bel testa a testa, ma secondo me il campionato non è Eagles, Aprile e Nuova Florida. C'è una signora squadra come il Pirata, la squadra del Latina M di Capozzi, se non sbaglio, e altre società che si sono comunque nel mercato di dicembre si sono rinforzate, e che non sarà facile andargli a fare i punti. Sarà un girone di ritorno tutto da giocare.